dobbiamo impegnarci con la massima determinazione a realizzare un paese più giusto, un paese più solidale. Più solidale significa, ad esempio, un paese in cui chi ha meno possa aver diritto ad asili nido gratuiti, un'Italia in cui chi lavora deve poter avere qualcosa di più in busta paga per dare un senso a quell'abbraccio che la nostra Costituzione prevede tra i principi di dignità e del lavoro. Un paese più giusto è un paese in cui i contribuenti onesti pagano di meno, grazie anche alle risorse recuperate dall'evasione fiscale. Ma un paese più giusto, un paese più solidale è quello in cui non si tagliano risorse né alla scuola, né alla ricerca, né alla sanità. Anzi, si cerca di potenziare questi servizi. Sulla scuola abbiamo a cuore, anzi ho a cuore personalmente, il problema dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze con disabilità. Li dobbiamo seguire con sempre maggiore attenzione. Sulla sanità dobbiamo continuare a migliorare il nostro modello, un modello che tutto il mondo ci invidia, perché noi abbiamo il modello della copertura universale e quindi della possibilità a tutti i cittadini di poter usufruire di un servizio efficiente dal punto di vista sanitario. Lavoriamo in silenzio, ma lavoriamo in silenzio per produrre un cambiamento che deve fare rumore. Un rumore che deve arrivare sino alle prossime generazioni. Dobbiamo aspirare a rendere la qualità della vita dei nostri figli migliore della nostra.